La mostra Le contraddizioni della fragilità era un mio tentativo di fare quasi un elogio alla fragilità, nella misura in cui spesso e volentieri viene considerato quasi come ostativo rispetto alla nostra condizione del quotidiano. In questo caso, quello che ho fatto è invitare una serie di artisti a valutare la fragilità non come appunto una componente ostativa del quotidiano, ma anzi come una risorsa che in qualche modo potenzia e crea un divenire in continua espansione. In questo contesto ho invitato una serie di artisti a confrontarsi con questo elemento della fragilità a seconda dei diversi ambiti in cui spesso questo argomento viene utilizzato, ad esempio elementi sociali, culturali, politici, economici, ma anche scientifici. In particolar modo, per esempio, nella prima stanza quello che vediamo è il lavoro di Andrea Galvani, che è un artista estremamente multidisciplinare, che in questo caso ha presentato questa installazione Sei Specific, che è parte di un gruppo più ampio di lavori su cui lui ha lavorato nel corso degli ultimi anni, attraverso la formalizzazione in equazioni matematiche di grandi interrogativi che hanno attraversato la storia della conoscenza umana. In particolar modo abbiamo due lavori che segnano uno spartiacque, un cambio di paradigma concreto e preciso nella storia della scienza. In questa seconda stanza invece abbiamo un lavoro sempre installativo di José Carlos Martinat, che è un artista peruviano, che lavora spesso e volentieri con le contraddizioni fondamentalmente della politica all'interno del contesto latinoamericano. È un artista che lavora anche lui con tanti media, però qua ho voluto presentare quello che lui definisce queste estrazioni, che sono appunto questi murales che lui strapola dal contesto in cui sono stati ideati e le nobilita facendole diventare opere d'arte. Sempre con questo discorso e queste contraddizioni politiche, lui ha preso questi due grandi lavori che sono i loghi cancellati dei principali due partiti politici che hanno partecipato alle ultime presidenziali del Perù e che hanno creato a sua volta un cataclisma culturale, politico, ma soprattutto sociale all'interno del contesto peruviano, perché hanno due componenti, uno di estrema destra e uno di estrema sinistra. Quindi questo aspetto di togliere questi loghi cancellati, nobilitarli, tende a questa fragilità culturale che attraversa tutto il paese. Questa ultima componente, in qualche modo ancora più accentuata, se vogliamo, in questo terzo lavoro, che si tratta sempre di un'astrazione, di un murales, in un altro contesto, però sempre all'interno del Perù, in cui riprende questa forma di un volto, di una ceramica inca, accentuando appunto la fragilità etnica e quindi di conseguenza culturale e popolare del proprio Perù. Un questo caso invece abbiamo un lavoro di Alejandro Almanza Pereda che ha strapolato questo lavoro di una serie molto più ampia che si chiama Horror Vacui, in cui fondamentalmente lui riprende un paesaggio romantico, il dipinto di un paesaggio romantico e lo incolla sopra un pezzo importante in cemento. In questo caso lui attinge o comunque fa un accenno, una critica di come il paesaggio geologico, di come viene percepito, è stato attraversato una serie di modifiche e di come queste modifiche siano accelerate radicalmente nel corso degli ultimi secoli. Inoltre, attraverso appunto questo occultamento di un paesaggio romantico, quindi un paesaggio estremamente riconoscibile, accenna a questo occultamento, a questa rinnegazione della memoria e alla fragilità sia della storia come la concepiamo, sia anche della nostra memoria nei loro confronti. I lavori di Dayan al-Hadid invece sono caratterizzati da un'estrema materialità attraverso questa composizione che lavora su un controllo quasi ossessivo di questi gocciolamenti, quindi tutte le forature, tutti in qualche modo questi elementi, questi vuoti non sono casuali, ma sono attraverso un controllo specifico di come in qualche modo questa materia si contrae, si dilata, o in qualche modo appunto gocciola. In entrambi i lavori vediamo questa ossessione di questa artista siriana anche per la tridimensionalità, per i lavori che in qualche modo riprendono paesaggi, dettagli, anche da alcuni lavori storici, proprio su elementi architettonici, e lavora su questa profondità, su questo senso di prospettiva che in qualche modo nel contemporaneo viene a cadere perché lei lavora a metà appunto tra l'affresco e l'arazzo, proprio per lavorare su questo spessore, su questo accumulo, questa stratigrafia, sia materiale sia storica, della propria cultura. Infine
fine la mostra viene chiusa da questo grande lavoro di Matteo Ricci, che ha creato questa composizione estratta da una serie molto più grande, composta da 100 di questi lavori, in cui lui lavora sul concetto di notazione, sul concetto di diagramma, ma anche fondamentalmente sul concetto di informazione, di questo come la velocità con cui anche la tecnologia ha sovvertito a sua volta tutta la nostra comprensione proprio del nostro mondo attuale, attraverso anche l'inserimento a sua volta di un grande disegno a parete che ha lavorato attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi questa precarietà dell'informazione, questa velocità con cui in qualche modo tutta l'informazione a cui abbiamo accesso viene deperita o comunque deperisce e viene in qualche modo subentrata ad altri elementi completamente diversi.